Novembre è già arrivato e con esso nuovi giochi in VR, un paio dei quali di un certo spessore. In questo video ti dirò quali sono i giochi VR in uscita nel mese di novembre, per Oculus Quest 2 e Steam VR. Prima però, visto che lo store Rift si ostina a non mostrare una sezione dedicata ai prossimi giochi, ti mostro quelli che sono stati i giochi Rift usciti a ottobre in una rapida panoramica. This place is massive. What the hell happened here? Novembre, Ancient Dungeon, un roguelike dungeon crawler con grafica retro e labirinti generati randomicamente, aspetto tipico dei roguelike nel quale dovrai affrontare mostri e altri nemici usando armi e magie, disponibile solo su Steam VR. Il 4 novembre, in esclusiva per Quest 2 e annunciato durante lo scorso Connect, Blade & Sorcery Nomad porta il famoso hack and slash in VR sul visore standalone di Oculus. Combatti all'interno di un'arena contro un numero sempre maggiore di nemici, usando armi, magie e perfino i tuoi pugni. Se non lo conosci già, Blade & Sorcery è sinonimo di divertimento assoluto. Titolo assolutamente da tenere d'occhio. Il 5 novembre, se non hai mai guidato un carro armato, in Armored Front Tiger Command potrai metterti alla guida di un carro Tiger, aprendoti la strada a cannonate nel deserto del Nord Africa, durante la Seconda Guerra Mondiale, disponibile solo su Steam VR. L'11 novembre. Giuro, questa è l'ultima volta che lo presento e se verrà nuovamente rimandato smetterò di parlarne. L'11 novembre dovrebbe uscire Captain Toonhead vs. The Punks from Outer Space. Ne ho già parlato diverse volte. Una specie di mix tra un Defense Tower e un FPS in prima persona, disponibile su Steam VR, è questo. Sempre l'11 novembre verrà rilasciato un valido strumento di progettazione che si aggiunge alle app per la produttività su Quest 2 in standalone. Si chiama Shapes XR ed è uno strumento che serve per creare contenuti AR e VR ai quali possono collaborare più elementi contemporaneamente. Le parti interessate in tempo reale potranno creare il progetto e ognuno di essi può apportare le modifiche desiderate. Grazie a queste caratteristiche, Shapes XR si propone come un promettente programma ideale per la progettazione e il brainstorming. Il 16 novembre arriva un titolo insolito per la VR. Parliamo di Jam Gods, gioco che per la prima volta ti consente di andare a canestro. Non è un simulativo ai livelli di NBA, è più fantasy, dove puoi effettuare mosse degne dei migliori B-movie di arti marziali. Disponibile solo su Steam VR. 17 novembre, altro titolo succoso. L'atteso Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall sembra essere giunto alla nostra portata. In questo promettente capitolo VR della saga Warhammer, affronterai le armate di non morti e creature della notte, brandendo le tipiche armi degli Arcanum e usando magie studiate per l'uso in VR. Disponibile solo su Steam VR.
free all of you. 18 novembre. Come potrei descrivere Sucker Punch? Forse un po' come Pong in VR, sotto steroidi e con superpoteri. Si tratta di un arcade dove devi affrontare il tuo sfidante, scagliando contro di esso dei cubi colpendoli coi tuoi pugni. L'avversario deve fare altrettanto con te. Movimento, musica e divertimento sono questi i fattori principali di questo gioco, disponibile solo su Steam VR. Per il mese di novembre è tutto. Ricordo che lo store per Quest mostra continuamente giochi nuovi anche a pochi giorni prima della loro uscita, quindi potrebbero arrivare altri titoli oltre a quelli presentati in questo video. Se saranno giochi promettenti, te lo farò sapere con un video dedicato. Grazie per la visione, like, iscrizione e campanella. Da bene è tutto. Ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi.